Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale. I casi di questo agosto infuocato che tengono banco, diciamo così, sono il caso di Sharon Verzeni e di Pierina Paganelli. Sono i due casi che, nonostante le festività, sono in ebollizione, in fermento. Quello di Pierina Paganelli, perché si sta avvicinando a grandi passi la scadenza del Tribunale della Libertà, che deciderà una cosa molto importante, cioè sarà chiamata a decidere se liberare o meno Luiz da Silva. E sarà un passaggio importante. Stasera vorrei fare un focus, ieri l'abbiamo fatto su Luiz, stasera lo vorrei fare proprio su Manuela Bianchi, che inevitabilmente è il personaggio centrale, che se ne dica, è il personaggio centrale. La morte di Pierina è riconducibile comunque a un interesse che faceva capo a lei. Con questo, per carità, non è che significa che lei abbia un ruolo, perché non è indagata. Però colui o coloro che hanno agito, certamente non lo hanno fatto per una volontà del tutto personale, ma credendo, ecco, diciamola così, di risolvere un problema, di fare un favore, di risolvere un problema proprio a Manuela. Quindi è, diciamo, una posizione non certamente comoda, ma Manuela Bianchi è anche un personaggio criptico, a mio modo di vedere, perché questa storia, chiamiamola d'amore con Luiz da Silva, però non è come una delle normali storie d'amore che può capitare, per cui una donna sposata conosce un uomo sposato, si innamorano, si vedono di nascosto. La vita è piena, sappiamo, siamo uomini e donne di mondo, quindi non è che ci si meraviglia di questo. Ma quello che meraviglia di questi personaggi, in questo caso, è il modo di comportarsi anomalo, proprio qualcosa che per certi versi fa accapponare la pelle, perché quando io leggo che dopo la morte di Pierina, avvenuta lì a terra, no? C'è ancora forse il suo sangue in quel piccolo spazio, no? Fra le due porte tagliafuoco. E proprio lì leggo che non solo venivano lasciati regalini, messaggini da poter prendere, no? Fra i due amanti, diciamo così, quindi dopo la morte, e addirittura si dice, perlomeno sembra che non sia stata smentita questa cosa, che avessero addirittura dei rapporti intimi, magari la sera, la notte, non so, proprio in quello spazio angusto, in quel piccolo spazio. Roba che da fa paura, roba abietta, credo, secondo il mio modo di vedere almeno, perché credo che difficilmente altre persone, anche amanti, possano addirittura scegliere proprio di andare in intimità o di fare regalini o scrivere poesie e recapitarle proprio in quel luogo esatto dove è stata uccisa Pierina così barbaramente. Quindi non è una cosa normale. Quindi Manuela Bianchi credo che abbia delle grandi doti, delle doti come dire, di doti diciamo di influenza, ecco, diciamo così, di influenza su alcuni, almeno su un certo tipo di persone. Perché altrimenti non si spiega. Ha un carattere forte, certamente lei si definisce la leonessa, certamente ha un carattere forte, un carattere forte che
controlla, a mio modo di vedere, anche il fratello. Vedete il fratello Loris che è così aitante, sa, muscoloso. Però credo che a livello psicologico lei lo controlli, perché alla fine è venuto fuori che anche da piccolo lei vi faceva da mamma, perché sono rimasti orfani e soprattutto il piccolo Loris aveva, mi sembra, 6 anni, quindi si è attaccato in modo spasmodico, no, alla sorella, quindi si è creata una dipendenza affettiva, credo, notevole, ed è emerso pure che è stato molto in crisi. Loris ha fatto uso di psicofarmaci, quindi, perlomeno si ho letto, quindi. E la stessa dipendenza affettiva credo si sia creata poi nei mesi con Luis. E quindi dobbiamo pensare che talmente forte questa dipendenza affettiva che alla fine qualcosa possa aver fatto Luis di collaborazione in questo delitto. Anche se difficilmente può essere stato lui ad accoltellare Pierina, se dobbiamo credere a quello che dice Valeria, oppure se dobbiamo credere che Valeria non abbia colpe dirette, perché dobbiamo partire, vi ricordo sempre, dall'assunto che alle 22:11 Valeria cosa fa? Fa un WhatsApp. 22:11 e 36 secondi, quindi. Se sveglia e dice vedevo mio marito lì, non è che un minuto dopo può stare giù. Però che lui fosse soggiogato da Manuela sicuramente, quindi questo grande potere che porta secondo me ad aver fatto qualcosa, magari dopo quell'orario, magari dopo le 22:20, credo che qualcosa abbia fatto, perché c'è quella famosa frase che dice lui, si dice da quella sera che ho visto la Pierina non ho dormito più. È un lapsus che può essere riferito proprio a quella sera del delitto. Quindi il vero problema e il vero ruolo di Manuela è che si rende conto di essere al centro di queste coincidenze e di queste problematiche, perché è con lei che ce l'aveva Pierina, è con lei che c'era un rapporto così conflittuale. E quindi lei coinvolgeva il fratello, Luis, non so se qualcun altro, in queste sue, diciamo, chiamiamole sofferenze. Ricordiamo che arrivò a dire che io sputerei veleno contro Giuliano, il marito e tutta la sua famiglia. Quindi c'era, almeno negli ultimi mesi, una situazione esplosiva. Il fatto qual è? È che se lei non ha saputo niente di quello che è accaduto, vuol dire che ci deve essere sicuramente una collaborazione fra gli altri. E non basta, perché se Loris è rimasto con lei fino alle 23 che è andato via, allora non può aver agito da solo, oppure non può aver agito Luis proprio perché gli dà quest'alibi fattuale Valeria. Dobbiamo pensare alla presenza di un terzo uomo. Ecco che ritorna questo concetto del terzo uomo, che sembra confermato da quelle immagini di cui nessuno parla più, delle 22:20, di un uomo incappucciato, diciamo, con la felpa col cappuccio che se ne va via. Che poi ci sia 3 minuti prima quel frame di un'altra persona che entra. Chi è? Gli inquirenti dicono sia Luis. Ma se fosse Luis, allora noi non possiamo più credere a Valeria. Vedete come
Quindi, diciamo, la posizione di Manuela è molto delicata, molto delicata. E non solo è molto delicata, ma è molto anche criticata. Perché non dimentichiamo che lei comunque ha provocato anche una grossa delusione alla sua amica, perché si professava amica di Valeria, la frequentava, usciva con lei, quasi come un inganno, diciamo così, perché usciva con lei, con il marito, quindi mentendo. Questa cosa ha fatto esplodere poi tutta la rabbia di Valeria. Quando io sento dire, ho letto su, sembra qua un'agenzia, in cui si dice impropriamente, le due rivali in amore, ecco, si cita ad esempio Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci come le due rivali in amore. Vedete, io che sono un amante della logica pura deduttiva, proprio amo queste cose. Mi balza all'occhio, come dire, questa definizione che è sbagliata. Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi non si possono definire rivali in amore, non lo sono rivali in amore. Non è corretto dire, per meglio dire, rivali in amore. Due rivali in amore sono tali quando c'è, in questo caso, diciamo, una persona, un uomo, che è un uomo libero, un uomo costeggiato. E quindi magari ecco, sono le due rivali che lo costeggiano con le proprie armi, con le proprie seduzioni e diventano rivali in amore. Ora, in questo caso specifico, non sono rivali in amore perché Valeria non sapeva di dover fare la rivale in amore. Valeria non sapeva di dover contendere qualcosa, capite? Cioè, era una partita in cui giocava una sola persona. Queste due rivali in amore non giocavano una partita ad armi pari. E quindi non erano rivali. Era una che giocava una partita e l'altra che non giocava nessuna partita perché, dal suo punto di vista, Valeria era sposata, stava con Luis e aveva buonissimi rapporti con Manuela, la ospitava a casa, cucinava, mangiavano insieme, uscivano insieme. Lei non sapeva di essere una rivale. Lei non era una rivale, lei era la moglie, è la moglie di Luis. Quindi perché scrivere le due rivali in amore? No, no. C'era una donna sposata e poi c'era una persona che, diciamo in una maniera criticabile, diciamo così, si era insinuata per avere questo rapporto con Luis. E quindi non c'era una partita da giocare, non c'era una rivalità da giocare. Quindi penso di poter affermare che Valeria e Manuela non sono mai state rivali in amore. Una è stata la moglie, e ancora attualmente, l'altra ha fatto una partita solitaria, senza alcun tipo di rivalità. È una partita anche un po' scorretta, vi dovete permettere questa è la mia opinione. Quindi ci troviamo di fronte, credo, in questo focus su Manuela Bianchi, davanti a una persona indubbiamente carismatica, con delle capacità notevoli, anche insospettate, di competenze tecnologiche, fare questi messaggi per dire. Le storie, Instagram, cioè queste storie per mettere i bigliettini qua e là, i regali, delle capacità carismatiche e tecniche, tecnologiche che sono anche inattese, ecco, inattese.
E anche una particolare abilità, perché certamente, per carità, è, penso, una bella donna, non è che, però c'ha un modo, evidentemente, ammaliante. Penso di poterlo dire questa cosa qua. Il problema del suo rapporto con Loris dopo il delitto, però è un po' strano, perché oggi, ancora oggi, in favore di telecamere, si dice: sono convintissimo che uscirà, non può essere stato lui, la persona che io ho conosciuto è una persona straordinaria, io voglio il suo bene, voglio che lui sia felice, non è stato lui per me, ok? Però oggi che si dice questo, però dal primo momento, parlando col fratello, diceva: ma io non dovevo mandarlo fuori di testa, avrà fatto qualcosa perché io l'ho mandato fuori di testa. E quelle intercettazioni in questura, in cui si dicono delle parole con un doppio significato, quei colloqui con Barzani in cui dal primo momento si pensava di dare dubbi proprio su Luis. Quindi questo fatto qui di avere dubbi, soprattutto lui, Loris anche, che ha dato molti dubbi dal primo momento, e mal si concilia con quello che oggi si dice in favore di telecamere, invece è quasi una certezza dell'innocenza di Luis che non può essere. Che poi, a parte che quindi questi due atteggiamenti stridono, perché sono contrapposti, no? Tra l'insinuare il dubbio e il dire poi no, non può essere lui. Perché? Perché se tu insinui il dubbio, vuol dire che c'hai questo dubbio, e quindi quando poi gli inquirenti arrestano Luis, non puoi andare in favore di telecamere a dire no, ma secondo me non è stato lui. Anche perché se tu fossi convinta davvero che non è stato lui, e lo dici a voce alta, allora nella tua testa, vorrei dire, nella tua fantasia, nella tua considerazione, cosa mai può essere avvenuto? Ecco, perché se lui non è stato, e quindi non c'entra niente, ci siamo? Logica, ci siamo, quindi tu dici: Luis non è stato, non può essere, e qui non è stato. Tu, Manuela, non sei stata. Tuo fratello, assolutamente non è stato perché stava con te. A cosa ritorniamo? Ritorniamo all'uomo venuto da fuori, all'uomo che non c'entra, all'uomo al balordo, all'ubriaco, qualcuno che si è trovato lì di passaggio. Torniamo al primo Barzan che diceva: non c'entra niente via del Ciclamino, non c'entra niente il contesto familiare. E come se lo potrebbe mai spiegare? Vedete, è una difesa indiretta di Luis che non ha le basi solide, perché non fornisce, come dire, una variante. Cioè non è, dice, secondo me è stata vittima di Pinco Pallino. No, rimane tutto così poi in sospeso. Le caratteristiche di questo delitto, come sapete, è un delitto premeditato. Quindi, difficilmente, se noi pensiamo a una premeditazione, difficilmente possiamo pensare che lei potesse non sapere. Questa è una mia opinione, che è molto difficile pensare che qualcuno abbia agito secondo la sua fantasia per risolvere un problema di Manuela a Manuela, e che lei non ne sapesse niente, che non abbia saputo niente, e che tutto quello che è successo quella sera sia frutto di casualità collegate uno con l'altro, tante casualità che non vi sto a dire. Però c'è un'ipotesi, non è del tutto impossibile che lei sia stata inconsapevole, come dire, del fatto in sé. Però
Per essere inconsapevole significa che probabilmente si deve presupporre a questo punto un accordo fra Loris, Luis e il terzo uomo. Questo terzo uomo, che potrebbe essere quello che è uscito alle 22:20 di cui nessuno parla, quello che è uscito dallo scivolo alle 22:20 di cui nessuno parla più, e questo terzo uomo potrebbe essere colui che è effettivamente il killer, magari pagato, non lo so, ma avrebbe in questo caso un senso il fatto di mantenere un'estraneità fattuale di Manuela. Attenzione, perché? Perché se Loris non si è mosso da lì, da casa, allora Manuela non sapeva niente, diciamo, perché Loris non si è mosso da lì. Quindi effettivamente non sapeva niente. Però nello stesso tempo noi non possiamo considerare Luis autore materiale del delitto, secondo quello che ci dice Valeria, secondo i tempi tecnici, perché una persona che alle 22:11 e 36 secondi manda un WhatsApp, Valeria, ok? E dice, io quindi stavo sveglia, mio marito stava sul divano, lui in un minuto non può eludere tutto, correre giù, no, non è possibile. Anche perché quando gli inquirenti dicono che il delitto addirittura non è premeditato, com'è possibile immaginare un Luis con un coltellaccio in mano che sta su un divano facendo le preghiere di dire fa che si addormenta mia moglie? Se uno ha deciso di fare una cosa, fa in modo che questa cosa possa avvenire. Quindi c'è una probabilità che Luis possa non essere sceso, diciamo, in tempo. Loris, se è stato con la sorella, non è potuto scendere. Quindi qualcun altro ha dovuto fare il lavoro sporco, diciamo così, questo tremendo assassino. Che poi dopo, teoricamente, Luis può essere sceso, come pure teoricamente, dico teoricamente, Loris può essere sceso anche lui, magari verso le 23, quando è andato via, magari può essere sceso giù, magari essersi intrattenuto alcuni minuti a vedere, a sistemare, a fare qualcosa. In teoria è così, può essere, perché poi c'aveva la macchina fuori. E quindi questa sarebbe l'unica ipotesi che terrebbe fuori fattualmente Manuela. Tutte le altre ipotesi, tutte, partono da un coinvolgimento di Manuela stessa. Tutte le altre ipotesi. Quindi vedete, non è facile, non è facile. E allora il problema è proprio questo, che oggi, per quello che è successo, cioè per la carcerazione di Luis, tutto sta nelle sue mani. Perché se lui non viene scarcerato e poi accetterà di andare inevitabilmente a un processo in cui rischia sicuramente l'ergastolo senza chiamare nessuno in correità, senza fare l'autogol, senza fare nessun autogol che sarà necessario fare. Però lui dice magari mi scarcerano. Ma se poi c'è la scarcerazione, perché effettivamente gli elementi non mi sembrano così solidi, a mio avviso, e però non è che è una buona notizia questa, non è una buona notizia in senso di giustizia per Pierina, perché si dovrebbe dire, c'è un tribunale che dice gli elementi raccolti non sono sufficienti, per carità, da che cosa si riparte? Da che cosa si riparte? Si riparte di nuovo a parlare, chissà, il terzo uomo, il quinto uomo, Loris, Manuela, Luis, Valeria. Vedete, poi si rischierebbe di fare passi indietro su questo caso. Quindi, o di concludere, sempre facendo un altro tipo di osservazione, ritornando sugli alibi, ecco. Voglio precisare anche per questo caso qui che
Quando si parla di alibi si parla in maniera impropria, perché anche quello che hanno Manuela e Loris non è un alibi, come non è un alibi quello che Valeria dà a Luis e indirettamente Luis anche dà a Valeria. Non sono assolutamente alibi, per due motivi. Prima di tutto perché per tutti e quattro i protagonisti c'è una sorta di silenzio sull'attività telefonica più o meno dalle 22 alle 23, per tutti e quattro, chi in un modo, chi in un altro, ok? Ma poi il termine improprio di alibi non esiste quando gli alibi, diciamo, sono incrociati, quando uno è l'alibi dell'altro. Perché? Perché manca l'elemento oggettivo, siamo sempre là. Manca l'elemento oggettivo. Se io dico io sto con te in casa e tu stai con me in casa, potremmo mentire tutti e due. Quindi l'alibi non esiste, perché non c'è nessun elemento di tipo oggettivo, anche in questo caso. E vale sia questo discorso per Manuela e Loris, e vale anche per Valeria e Luis. Sono modi di dire, sono cose che uno dice, ma non sono alibi, perché manca l'elemento oggettivo che li può confermare. Vi ripeto, l'unico alibi confermativo, oggettivo, sarebbe stato, ad esempio, quello delle foto, perché gli inquirenti hanno visto che le foto non sono state manomesse, quindi sono state effettivamente scattate alle 22:50, ok? E quindi quello sarebbe stato un alibi oggettivo, perché? Perché c'è il supporto tecnologico che fissa quelle foto alle 22:50. Quindi se Pierina fosse morta alle 22:50, quindi se quel microfono della telecamera avesse registrato il primo urlo alle 22:50, quello sarebbe stato l'alibi fortissimo, incontestabile, cioè di dire queste foto sono state scattate alle 22:50, quindi stavamo lì a fare le foto e non potevamo stare giù ad uccidere una persona. Quello è l'alibi, davvero alibi. Il dire stavamo così sul divano a parlare, a scherzare, a dirci le cose, sono chiacchiere, non sono alibi. State parlando, molti stanno parlando di cose che non conoscono, cioè il termine proprio alibi, non sanno cosa sia. È la stessa cosa anche per Valeria. Valeria dice questa cosa qui, ma non lo può confermare, perché non c'è nessuna cosa oggettiva che lo può confermare. Quindi sono parole che si dicono e non sono alibi. Penso che dovrebbe essere pacifica questa disamina logica razionale, ma è difficile che entri nel meccanismo, ma sapete perché? Perché si creano i luoghi comuni, cioè si legge sui giornali, lo dice la televisione, si vede un filmato, dice gli alibi sono... No, non si chiamano alibi. Quindi questo mi sembra di aver detto tutto, quindi questo diciamo che è stato un focus soprattutto su Manuela Bianchi, che diciamo è un po' l'anima nel bene e nel male di tutta questa storia. La morte di Pierina Paganelli, ahimè, comunque nasce da quella problematica, nasce dalla problematica che Manuela aveva con lei, con il marito, quindi con il figlio di Pierina. Quindi nasce da questo evolversi, da questo vulcano, nasce da lì, nasce da lì. E che quindi poi lei abbia qualche implicazione per il momento? No, perché così dicono le indagini. Che però indirettamente abbia potuto indirettamente provocare qualcosa, e quello lo dice stesso lei, non lo doveva andare a fare andare fuori di testa. Però se lei, e vi ripeto, se lei veramente non sa niente, secondo la ricostruzione che abbiamo fatto, e allora non può essere intervenuto sulla scena il fratello, perché stava con lei, ma non può essere intervenuto
alle 22:13 non può essere intervenuto nemmeno Luis, perché se diamo conto che Valeria fa quel WhatsApp, lui non può essere sceso giù, a meno che non pensiamo che Valeria menta. E quindi si dovrebbero prendere i provvedimenti anche contro di lei, se per coerenza. Quindi, se non è potuto scendere Luis e non è potuto scendere Loris alle 22:10-12, vuol dire che c'è la presenza di un killer. Che poi le cose successivamente sono state aggiustate, ma ci deve essere necessariamente la presenza di un killer. Tutte le altre ipotesi che non prevedono il killer prevedono anche il coinvolgimento di Manuela Bianchi. Questo è di una chiarezza estrema, questo ragionamento. Quindi speriamo che ci siano delle novità e nell'attesa, io vi ringrazio della pazienza che avete ogni giorno di sopportare questi miei ragionamenti, che credo di buon senso, di buona volontà, e per cui vi auguro una splendida, felice giornata. Un bacio a tutti quanti voi.